Un Natale del 1945. Più che la neve che doveva calpestare durante il giorno, era il freddo della notte che gli rendeva duro quel tempo. Partiva quando il chiarore dell'alba compariva sulle rocce dell'alta montagna dal bel nome che gli stava di fronte. L'ondata del sole toccava poi via via tutte le montagne intorno. Restavano però sempre in ombra alcuni versanti, il fondovalle e i boschi in basso dove il sole sarebbe arrivato solo a marzo. Lì la neve rimaneva sempre appesa alle rocce e agli alberi, dando una sensazione di freddo fossile. Camminava su per l'erta fin dove il grande bosco confinava con i pascoli delle malghe più alte, dove il debole sole di dicembre dolcemente lo riscaldava. Era questo il posto dove l'anno prima i tedeschi della Todt avevano fatto tagliare gli alberi più alti e più belli per rifare i ponti sul Po, che ogni volta venivano distrutti dai bombardamenti degli alleati o dai partigiani. Ora erano rimasti i grossi ceppi ultracentenari, pesanti e compatti, abbarbicati alla montagna e cementati dal gelo. Vi saliva portando sulle spalle la slitta leggera e solida, il cibo per un pasto, una borraccia d'acqua. Il badile, il piccone, le scurie e gli altri attrezzi li lasciava lassù, ai piedi di un abete che aveva rami tanto fitti e larghi da formare una capanna sotto il livello della neve. Un'ora e mezza di salita al mattino, mezz'ora di discesa nel pomeriggio con 3 quintali di ceppi sulla slitta. Gli scarponi e le gambe sino alle ginocchia erano protetti con teli di sacco. Quando arrivava in quell'ultimo bosco, con un ramo di citiso lungo e appuntito, forava lo strato di neve per saggiare se sotto il rialzo c'era un ceppo oppure un sasso. Con il badile spalava la neve per denudare il terreno e con il piccone scavava per liberare le radici. Con le scuri le tagliava e infine, con la leva di ferro rovesciava il ceppo. I ceppi troppo grandi, prima di sradicarli, li spaccava in quarti o in ottavi con i cuni e la mazza. A volte faticava molto, con poco risultato. Altre volte, con poca fatica, riusciva anche a fare 2 carichi con la slitta sino in fondo alla valle, dove in primavera avrebbe potuto vendere 1000 quintali di legna, o forse più, per le fornaci e le vetrerie. E con il ricavo, pagare il debito e il viaggio per l'Australia. Era ritornato in ottobre, dopo aver fatto un lungo giro per l'Europa orientale. L'avevano preso i fascisti durante un rastrellamento nel settembre del 44. Processato, l'avevano condannato a morte per banditismo. E la condanna era poi stata commutata nella deportazione a vita in Germania. In qualche modo se l'era cavata. Ma ritornato al suo paese, troppe cose trovò cambiate nel giro di un anno. Sua madre non c'era più e non se la sentiva di vivere in quella casa. Ma intanto vivere doveva. Decise allora di andare dal Santolo Toni, che aveva bottega di alimentari. «Santolo», disse, «voi sapete come mi è andata. Non ho che poche lire che mi hanno dato al distretto militare, ma ho tanta voglia di lavorare.
Se mi fate credito, in primavera pagherò tutto. Ebbe lardo, farina da polenta, fagioli, formaggio tarato, orzo, pasta e conserva di pomodoro. Un po' di patate le ottenne in carità da una famiglia della contrada. Barattando due lepri prese con i lacci, riuscì ad avere 3 chili di sale. Prima delle nevicate caricò tutto il suo avere sul carro di un amico che andava a sboscare per conto del comune, l'ultimo legname abbandonato dai tedeschi. Nella vecchia osteria semidistrutta, sotto un tetto riparato alla meno peggio con delle travi bruciacchiate, in quell'autunno del 1945, trovavano ricovero boscaioli, bracconieri, cavallari, reduci allo sbando. Ma dopo le prime nevicate se ne andarono tutti per non restare bloccati un lungo inverno. Lui si ritrovò solo. Non gli dispiaceva. Poteva parlare con le cose che gli stavano intorno e lavorare come gli pareva e pensare e meditare su quanto gli era capitato in quegli anni, da soldato in Albania, da partigiano sulle montagne, da condannato a morte, da deportato, da vagabondo quando il lager era stato liberato dai soldati russi. I giorni di sole con il freddo intenso, i giorni di neve uniformi e come sommersi fuori dal tempo, il suo fuoco, il silenzio e la sua fatica e il sonno profondo sullo strame di paglia accanto al fuoco che si spegneva sulle pietre del focolare dove per secoli avevano trovato compagnia i viandanti e i contrabbandieri. Non sapeva il trascorrere dei giorni. Aveva sì con il coltello inciso una tacca sul ramo di un abete ogni mattina che risaliva il sentiero pestato nella neve come una trincea, ma non ricordava più il giorno che era rimasto solo. E forse non sempre aveva inciso la tacca. Avrebbe potuto essere la fine di dicembre o anche il principio dell'anno nuovo. Ma che importanza aveva? I viveri a dosarli bene sarebbero bastati ancora un paio di mesi. Se poi riusciva a prendere con i lacci qualche lepre o un capriolo, poteva arricchire la razione. Magari un giorno, disse al fuoco, dopo una nevicata, invece di cavar ceppi, vado a seguire le tracce. Anche quella sera aveva ravvivato il fuoco scoprendo dalla cenere la brace del mattino. E ora, dopo aver appeso alla catena il paiolo con l'acqua per fare la polenta, si era arrotolato la sigaretta di trinciato, l'unica che poteva permettersi, e sempre in quel momento della giornata. Guardava le fiamme salire sul fondo nero della fuliggine depositata sulle pareti del camino, le faville che si rincorrevano, e si sentiva appagato dalla giornata trascorsa. Fuori il cielo si era abbassato e lentamente aveva ricominciato a nevicare. Unico rumore, quello del fuoco e del suo respiro. Sentì avvicinarsi un frusciare di sci, un respiro affaticato, poi lo sbattere dei legni per staccare la neve, chiamare il suo nome. Riconobbe subito la voce, ma non si scostò dal fuoco. Sentì battere con forza sulla porta e ancora ripetere il suo nome. Si alzò dalla panca. Levò il paletto che teneva chiusa la porta, l'aperse e chiese: cosa vuoi? Oggi è Natale, gli rispose l'uomo. Ho saputo che sei qui. Posso entrare? Meglio di no. Ascoltami, almeno. Vieni avanti. L'uomo si pulì dalla neve,
Si avvicinò al fuoco e disse: quando ti abbiamo preso e condannato, non ho fatto che eseguire gli ordini. Era quello il mio dovere verso la patria. Non è stata colpa mia. Non rispose. Non fece nessun gesto. Guardava il fuoco ed era come rivivere tutto. Le donne e i ragazzi uccisi dai soldati tedeschi. I compagni morti di freddo sulle montagne dell'Albania. Gli ebrei di Leopoli. Il lager. Il lager, dove era morto quel ragazzo di città che era stato preso e condannato assieme a lui. Lo avevano spogliato e buttato nudo nella grande fossa oltre i reticolati, dove c'erano jugoslavi, greci, polacchi, russi, italiani. Era stato proprio l'anno prima di questo tempo, perché assieme alla fame c'era anche tanto freddo. Forse era Natale, quel giorno di dicembre in cui morì il ragazzo. Non ascoltava quello che gli diceva il suo maestro della scuola elementare, che aveva poi ritrovato in divisa della Brigata Nera. L'acqua nel paiolo stava per alzare il bollore. Andò a prendere il sale e la farina. Oggi è la natività del Signore, riprese il maestro. Ho saputo che eri qui da solo e sono venuto a trovarti. Ti chiedo scusa per quello che ti ho fatto. Ho qui nello zaino un panettone e una bottiglia di spumante. Non poteva perdonarlo. No. Non per quanto lo riguardava direttamente, ma per gli altri che non avevano nemmeno più un fuoco da guardare. Si avvicinò alla porta e la spalancò. Là fuori era buio e la neve che mulinava dal cielo veniva a posarsi fin sulla soglia di pietra della vecchia osteria di confine. «Va via!» gli disse sottovoce. «Walk down that lonesome road all by yourself. Don't turn your head back over your shoulder and only stop to rest yourself when the silver moon is shining high above the tree.